Mi dispiace non poco, mi dispiace e anche tanto, mi dispiace anche tanto, perché io questa sera la vittoria me l'aspettavo, ero convinto di portarla a casa, ed ero convinto anche di una cosa, cioè se io avessi fatto la Juve, alla fine avrebbe poi vinto. Stasera la Juve non ha fatto la Juve. Stasera la Juve non ha fatto la Juve. E ci arriviamo. Prima di tutto, due cose. La prima, complimenti al Genoa. Perché quando ci sono delle partite di questo tipo, io credo che la prima cosa da fare in assoluto sia complimenti agli avversari. Il Genoa ha fatto una gran bella partita, ha confezionato un gol meraviglioso, Ekuban ha cambiato la partita. Quando è entrato nel secondo tempo, Gudmundsson è un gran bel giocatore. E devo dire la verità, Gilardino che decide di giocarsela con 4 punte anche dopo aver pareggiato, con 4 giocatori comunque molto molto offensivi, quindi Gudmundsson, Ekuban, Malinowski e Messias, è un vanto. Quindi complimenti al Genoa, complimenti a Gilardino, complimenti ai loro calciatori per aver fatto una partita veramente di grinta, di voglia, di tante cose. Tante cose che non mi aspettavo e loro hanno messo veramente tutto loro stessi in campo. Noi no, noi no. E un'altra cosa, direzione arbitrale, un pochettino così, io ho visto soltanto il replay in diretta, a me sembrava una mano di Bani. Poi se c'è un altro replay dove la tocca prima con la gamba e poi va sul braccio, io questo non lo so, non l'ho visto, magari c'è, non ne ho idea, io dico solo una cosa. C'è uno strumento come il VAR, quando ci sono questi episodi, interrompi un attimo la partita e la vai a vedere, semplicemente. Cioè io credo che sia veramente banale, poi non voglio stare qua a fermarmi, è sicuramente un argomento di discussione, sarà un argomento di discussione, magari c'è un altro replay in cui si vede qualcosa di diverso, la mia sensazione in diretta è che la Juventus meritasse il calcio di rigore per quell'occasione. Abbiamo messo via le due cose di cui dovevamo parlare, ora veniamo al succo. Non è stata la Juve. La Juve non ha fatto la Juve. La Juve perde due punti importanti all'interno di una partita che sulla carta doveva essere quasi scontata, no? Una banalità, perché la Juve, se vuole davvero rimanere lì, questa partita la deve vincere per forza di cose. Per quello che dico, peccato, mi dispiace tanto. Però stasera la Juve non ha meritato di vincere. Il risultato è giusto, una non vittoria della Juve. Poi poteva essere anche qualcosa di più per il Genoa, non lo so. Non lo so, forse poteva essere comunque anche rigore per la Juve. Quindi alla fine credo che il risultato probabilmente più giusto per tutte e due. Probabilmente sì. Però quella di stasera non è stata la solita Juve che abbiamo visto in questa stagione. Non perché ci sia stata una sorta di rivoluzione, attacco totale della Juve, quindi abbiamo mollato un po' quelle che erano le sue caratteristiche, le sue identikit. No. No, no, la Juve stasera era sconnessa, era scollegata. Dubito che sia solo ed esclusivamente perché non c'era Rabiot, che è andato in tribuna e ha giocato Miretti. Brutta prestazione di Miretti, eh? Domani poi nelle pagelle ne parliamo, ma ci sono stati dei giocatori che non mi sono piaciuti per niente. Non saranno delle pagelle allegre, simpatiche, divertenti, no, saranno delle pagelle anche toste, dure, forse cattive. Però la Juve non ha fatto la Juve. La Juve non ha fatto la Juve che abbiamo conosciuto post Reggio Emilia. Per un motivo. Stasera c'era tanto nervosismo. Da subito. Danilo mi è sembrato un po' l'emblema questa sera della Juventus. È il capitano, è uno dei leader, dei senatori, dei simboli e l'ho visto nervoso, da subito nervoso. Quindi segnale che non c'era tranquillità. E poi la Juve ha ballato. E tanto. La Juve veramente lì dietro aveva già concesso tante occasioni nel primo tempo. Primo tempo che si conclude per un gol a zero di vantaggio per la Juve. Ma la Juve già lì aveva dato segnale, evidenza di non essere completamente centrata, di non essere la solita Juve che lì dietro non ti fa passare neanche uno spillo.
perché solitamente la Juve davanti fa quello che fa quello che viene fuori. Lo sappiamo, ci sono dei limiti, però dietro la Juve, da Reggio Emilia in poi, è stata una squadra molto attenta, molto concentrata. E stasera no. Già nel primo tempo, dove il Genoa non ti aveva fatto gol, entra un giocatore offensivo, entra Kuban che fa una prestazione meravigliosa, fa qualcosa di meraviglioso sul gol, e la Juve rimane impreparata, quasi impassibile, immobile, gelata da quella che è stata uno scambio molto veloce dei giocatori del Genoa in area di prima al volo, un'azione molto bella, però la Juve è rimasta lì, ferma, immobile. Non riusciva a contrastarla, quel movimento di palla del Genoa, forse inatteso, non lo so. Però poi non c'è stata quella reazione. L'anno scorso cosa succedeva a questa Juve? Succedeva che nei momenti in cui magari prendevi la sberla, lo schiaffo, almeno c'era una mini piccola reazione. Stasera io quella roba non l'ho vista. Ed è questa cosa qui che mi preoccupa, perché già avevo visto prima una Juve nervosa, preoccupata sulle gambe. Quando prendi gol, invece che avere la reazione di vabbè dai, ho preso gol, adesso provo a tornare, fare. No, tanto disordine, tanta confusione, tanta fretta, tanta disorganizzazione e tanta ballerina dietro. E tanto ballerina dietro. Non ho visto le vibrazioni da Juventus di quest'anno. Non le ho viste. E attenzione perché questa partita, so che sembra una partita tanto per, ma è una partita importante. Era una partita importante, dove non abbiamo raggiunto un risultato importante. Perché poi l'Inter domenica gioca con la Lazio e vola un'aquila nel cielo. Lazio non sarà mai sola, ci sarà tutto il supporto possibile per la Lazio, però anche in caso di vittoria della Lazio, la Juventus al massimo recupererà un punto e rimarrà comunque seconda in classifica. Quindi non ci potrà essere un sorpasso della Juve, anzi, molto più prevedibile che possa esserci un allungo dell'Inter. E questa è una pessima notizia per la Juve. Una pessima notizia. Un 15 dicembre pesante, un 15 dicembre che secondo me ci ricorderemo a lungo, questo 15 dicembre 2023, perché temo che questo stop possa essere molto pesante. Possa essere molto pesante. E la cosa che mi lascia un po' perplesso non è tanto il risultato, devo dirvi la verità, perché anche se mi aspettavo di vincere una battuta d'arresto ci sta, a maggior ragione durante un filotto così lungo della Juve, perché secondo me è un filotto anche inaspettato, quello della Juve, dei risultati anche inaspettati, quelli della Juve. La cosa che mi preoccupa è vedere com'è arrivata questo pareggio, proprio perché ho visto una Juve sconnessa, una Juve diversa, una Juve che non faceva quello che ha reso la Juventus di quest'anno. Spirito di gruppo, solidità difensiva, concentrazione, attenzione, voglia. Quelle cose non le ho viste. Ho visto solo tanta confusione davanti e tanta poca concentrazione dietro. Poca concentrazione dietro. Sono cose che mi preoccupano. Soprattutto perché questa Juve, la forza dove ce l'ha? Sull'equilibrio precario. E se quell'equilibrio viene a mancare, poi è un problema, rimetterlo insieme. Perché non è una squadra che si basa su qualche accorgimento tattico ben specifico, qualche azione costruita a memoria. No, non è quello. La Juve non è quella squadra lì. Quindi se inizi a ballare, a scricchiolare a quel punto di vista lì, mi fa preoccupare proprio per questo. Perché il pareggio può arrivare, puoi non vincere la partita, a patto però che certe cose rimangano costanti. Quindi sono un po' preoccupato per questa cosa qui. Sono un po' preoccupato per questa cosa qui. Vi aggiungo una cosa sul finale, in occasione del rigore. Mi ero domandato, interrogato in live, lo batte Chiesa o lo batte Vlahovic? Alla fine Vlahovic prende il pallone e lo porta a Chiesa, no? Lo porta a Chiesa e gli dice battilo te. L'ha battuto Chiesa, ha battuto un gran bel rigore. Hanno poi festeggiato insieme, l'ha indicato, gli ha detto è roba tua. È stata una cosa che mi è piaciuta particolarmente, credo che sia stato un bel gesto da parte di Vlahovic, che non si sentiva sicuro, probabilmente dopo due rigori sbagliati, invece Chiesa è stato glaciale, ha battuto un gran bel rigore. Questa è stata un po' l'analisi di una partita che mi dispiace, no? Per forza di cose, lasci due punti troppo importanti a Genova, in una partita che era una trappola, perché alla fine eravamo noi, no? Quelli con qualcosa da perderci, loro avevano soltanto da guadagnarci, e secondo me loro sono contenti, ma non troppo, perché è emblematica anche un po' l'espressione e soprattutto la citazione di Gudmundsson nel finale, quando è inquadrato, si è lasciato scappare un sereno, onestissimo
fuck, come per dire alla fine non ce l'abbiamo fatta. Però questo succede quando davanti ti trovi un avversario che dà tutto e tu invece il tuo tutto non lo dai. Quindi questa sera la Juve ha un po' subito quella che è la sua forza solitamente, no? La voglia, la grinta, la lotta. Stasera non ce l'abbiamo messa tutta noi. Sono davvero convinto che la Juve non ce l'abbia messa tutta stasera. Il Genoa sì. E quindi noi lasciamo due punti lì e loro si prendono un punto contro una squadra che sulla carta non dovrebbe essere quella che gli regala punti e salvezza. Venerdì sera molto molto amaro. Fatemi sapere la vostra.